Io non credo ci siano bisogno di introduzioni. Questa è la beta del negromante in Diablo 3. Sono pronto per entrare nei Kiss. Ci sono ancora un paio di cosine da sistemare. L'anteprima dei suoi poteri sono quelli del crociato. Però vabbè, oh. Diamogli un bel nome, lo chiamiamo Brandon Lee. Quegli addominali sono palesemente disegnati. Io non ho visto neanche un video del negromante perché non volevo spoilerarmi nulla. Mettiamo livello di difficoltà difficile. La campagna purtroppo ancora non c'è in beta, ma c'è la modalità avventura. E iniziamo. Ah, bene, la connessione si è interrotta, il client è stato disconnesso dal server. Ottimo! Riproviamo! Siccome questa è la modalità avventura, io direi di iniziare dall'atto 1. Così almeno facciamo le cose per ordine. Andiamo a Nuova Tristram e poi ci facciamo qualche missione. Eccomi! Ma guarda lì che gli hanno fatto anche le unghie! Spuntoni d'ossa! Evoca degli spuntoni d'ossa dal terreno che danneggiano i nemici. Guarda come li dirige, come un maestro d'orchestra. Lui cos'ha? Essenza, ok. Oh, Zoltun, come vai? Da un bel po' che non ci vedevamo, effettivamente. L'ultima volta che ho giocato seriamente a Diablo 3 è passato un po' di tempo. Salve! Junk Meme, mercante del PTR. C'è un mercante dei server beta? Devo dire che lei si è inserito perfettamente con l'ambiente circostante. Complimenti! Andiamo a battere il macellaio prima. Non so se a livello 1 è ottimo venire qua, sai? No, beh, dai, di danno ne facciamo. Leggerissimamente AOE, direi. Guarda che roba! Lancia d'ossa, evoca un proiettile d'ossa perforante che danneggia tutti i nemici trapassati. Vediamola subito. Ah, praticamente come lo sparapaletti di Painkiller. Vi voglio tutti in fila, stronzi. Oh, mamma mia, che goduria! Che goduria! Abbiamo una nuova primaria. Tetrafalce, evoca una falce che danneggia i nemici di fronte al negromante. Immagino sia a cono, ma questi non mi lasciano stare. Oh, proviamola subito. Direi che funziona decentemente. Tra l'altro ho notato che i cadaveri lasciano un cadavere, che fa strano da dire, però è vero. Credo che servirà per evocare gli scheletri. Non vedo l'ora, porca puttana. Vedete qui? Però la falce mi fa un po' cagare, preferisco gli spuntoni. L'incarico di stazione purifica il forziere maledetto. Arrivo, arrivo. Eccolo qui. Ah, tra l'altro in mezzo alle fiamme. Che bello! Mi conviene stare un po' lontano perché sono ancora di livello bassino, appunto dicevo. Ho sbloccato esplosione cadaverica. Chissà cosa farà mai. Ma li fa esplodere a catena! Ah, vedi, seleziona un'intera area, guarda. A posto, dai. Guarda che roba, cazzo. Abbiamo completato l'incarico e ci apriamo anche il forziere. Fascia della concentrazione. Sembra poco, ma in realtà è il nostro primo pezzo di armatura questo. Oh, che bello. Una nuova secondaria. Mago scheletrico. Evoca uno scheletro che sorge dal terreno e attacca i nemici. Oh, ora si ragiona. Solo uno? No. Quanti? Però dopo un po' spariscono, giustamente. Un negromante con l'accetta ha il suo perché, devo dire. E va bene, una torretta, e che è? Bastion? Tra l'altro l'essenza ho visto che non si ricarica da sola, vero? 152? No, non si ricarica da sola. Prego, prego. La Madonna. Sto colpendo roba che neanche vedo, ma vedo volare i cadaveri, quindi va bene. Che tra l'altro ne basta uno e fa fuori tutti. La devastazione. Ma c'è uno scheletro sopra il tetto. Però mi dispiace non fargli esplodere tutti questi cadaveri. È tanto bello, guarda. Si è verificato un problema nel caricamento dei dati dell'eroe. Ma no. Ritorniamo nelle sale che è anche cambiata la missione. Adesso mi dici uccidi il macellaio. Così almeno andiamo a finirlo per sempre. Ovviamente ci sono un pochino. Aia! Sono saltato tutto duro. Com'è possibile? Ovviamente ci sono un pochino di problemi coi server. Essendo i server beta stanno giocando tutti quanti. Ma l'avevo messo in conto. Cosa ho fatto? Guarda come siamo a ritmo! No, vabbè, bellissimo. Ma neanche fra 100 anni ce l'avrei mai fatta. Mi piacerebbe vedere le armature che ha lui, perché per adesso ho trovato soltanto una triste cintura. Le spine d'osso ogni tanto stanno a un nemico. Ah, buono. Porca miseria, che palle. Fatemi mettere le abilità, stronzi. Infatti funziona. Ma mi fate andare dal macellaio, per favore, che avrò veramente tante difficoltà a battere. Perché lì non ci sono cadaveri che posso utilizzare. Che male, che errore di calcolo è stato. Guarda lì che sembra il Signore degli Anelli, sembra. Guarda che danni che faccio facendo esplodere i cadaveri. Sto per morire, ma l'ho fatto. C'è una vita lì, c'è una vita presa. Sono underlivellato al massimo per questa zona qui e comunque sto aprendo i culi. Mi sa che mi conviene usare un po' la falce perché per quanto sia... Madonna. Per quanto sia buono le spine d'ossa, sono un pochino lente forse. Oh, livello 7. Però lo scheletro mago mi aggranchia i nemici, che è una cosa perfetta. Però no, qua sono troppi. Aspetta, lo voglio fare. Tiè e vai. Ma no, non vedo niente. Vai coi cadaveri. Puttana! Adesso sì che mi sento già di più un negromante.
Oh, grazie, troppo gentile. Ma che ho sbagliato strada di nuovo. Ma porca puttana, è nell'angolo, ma non riesco a trovare la strada per entrarci. Ovviamente c'è anche un problema di traduzione, perché non hanno ancora finito. E c'è la filactery della concentrazione. Sembra di essere tornati a Salt and Sanctuary. Oh, usa un cuore come secondaria. Guardalo lì, che bello. Una nuova abilità, lancia cadaverica. Evoca dei proiettili dai cadaveri vicini al bersaglio, danneggiandolo. Ah, devo selezionare un nemico. Ok, ok, ho capito. Fa un'animazione stranissima, mette delle frecce enormi sopra il nemico e poi gli arrivano le lance addosso. Molto meglio esplosione cadaverica. Ucion Gold, venga qua. C'è un balloon che mi dice globo di potenza. Oh, grazie mille. Eccoci, bentornato. Che 3, 4 e io vado via. Merda, che danno. Guarda lì come l'hanno accerchiato. No, merda. Cazzo, per pochissimo. No, ti prego. Ero andato anche oltre metà vita. Ci riprovo subito. Devo semplicemente scappare di più. Merda, no, no, no. Fa veramente tantissimo danno. Bravissimo. Prende fuoco tutto qui. È la nostra occasione. E via così. Ma dai, ma proprio adesso devi prendere fuoco tutto. Dammi tutto il loot che puoi. E beh, molto meglio direi. Ci teletrasportiamo e cambiamo zona e ne facciamo un'altra, perché mi sta divertendo da morire. Voglio vedere le altre abilità. Incarico corte maledetta. Perché ho degli scheletri adesso? E quanti soprattutto? Vediamo cosa ho sbloccato. Eccola qua, dominio degli scheletri, passiva. Evoca periodicamente degli scheletri che sorgono dal terreno e attaccano i nemici. Come passiva evochi gli scheletri? Però guarda che belli che siamo, guarda tutti. Tutti, tutti così, un esercito. Cioè gli scheletri come passiva, ma stiamo scherzando? Cioè qui evoca automaticamente senza spendere un cazzo. Però se l'attivi, ordina ai servitori scheletrici di attaccare il bersaglio e aumenta i danni da loro inflitti. Qui siamo davanti a un personaggio tremendo. Proviamo. Minchia! Io che cazzo ci sto a fare? Premo il tasto destro e guardo. E ogni tanto faccio esplodere i cadaveri. Eccolo qua, uccidi 100 nemici per ottenere un forziere, ok? Livello 10 in mezzo al casino. È stra divertente. Cioè, i personaggi AOE sono la cosa più divertente che c'è nei giochi. Mamma mia, abbiamo finito di far casino? Abilità attiva sbloccata Salasso. Sottrae sangue al nemico selezionato danneggiandolo e curando negromante. Ah, la runa del mago scheletrico è che quando spariscono, muoiono, lasciano un cadavere anche loro. Più roba da far esplodere per me. Perfetto. Adesso io sono curioso con gli scheletri di farmi un boss. Andiamo a farci direttamente il re scheletro. Che casino, non riesco a capire quali sono i nemici e quali sono i miei compagni. Runa dell'esplosione cadaverica. Aumenta il raggio dell'esplosione. Va bene. Nuova abilità secondaria, nuova mortale. Scatena una nuova che danneggia i nemici vicini. Proviamo. Ma cazzo, ma questa è l'esplosione del mago. Ma che tristezza, è come quella del mago. Ma dai, ma dammi i maghi, va. Credo ci sia un piccolo problema di illuminazione con gli scheletri, perché sono veramente troppo illuminati rispetto a tutto il resto. In tutte le mie ore di Diablo 3, quante volte avrò disturbato il re scheletro che dormiva? Per forza poi è incazzato. Ok, non gli togliamo così tanto come immaginavo. Credo comunque di essere underlivellato, ma in realtà gli abbiamo tolto un macello di vita. Se lo portiamo più in qua che ci sono i cadaveri... non l'ho colpito neanche una volta. Andato! Minchia! Ho trovato una mazza a due mani leggendaria, ovviamente doveva essere a due mani, però una spada rara che non mi dà intelligenza. Sono di nuovo meno negromante di prima, ma molto più Kiss, perché sembra una chitarra.